Milly Carlucci commenta l'addio di Raimondo Todaro da Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto la nota conduttrice sui social. Raimondo Todaro ha annunciato ieri sui social che non farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo 16 anni di collaborazione con Milly Carlucci e l'intera produzione del programma, ci ha tenuto a ringraziare tutti per quello che gli hanno insegnato e per quello che gli hanno permesso di scoprire. Il noto ballerino ha poi spiegato che desidera ora sperimentare e cercare nuovi stimoli. Questo è il motivo che lo ha spinto a lasciare questo percorso per provare nuove sfide. Si è detto però consapevole e grato per gli strumenti che la conduttrice e Ballando gli hanno dato. La decisione di Raimondo Todaro ha non poco deluso Milly Carlucci. Lei stessa ha manifestato il suo dispiacere tramite un post pubblicato sui suoi profili social. I telespettatori erano convinti che la conduttrice sapesse che il ballerino sarebbe andato via da Ballando con le Stelle. A quanto pare non era proprio così. Milly Carlucci ha rivelato che da circa un mese sapeva che Raimondo Todaro fosse in trattativa con un'altra produzione perché le voci circolano velocemente nel loro mondo. La conduttrice ha poi raccontato di aver ricevuto una sua telefonata il giorno prima in cui le diceva che voleva lasciare Ballando con le Stelle. Lei ci teneva a parlarne di persona data l'importanza della sua decisione. Poi con un po' di delusione ha visto il suo post di addio. Nonostante ci sia rimasta male, gli ha comunque fatto gli auguri per le prossime avventure. Dopo le parole della Carlucci, la replica di Raimondo Todaro non si è fatta attendere. Il ballerino ci ha tenuto a precisare che anche lui avrebbe voluto incontrare la conduttrice di persona, ma da giorni è risultato positivo al Covid. Ha spiegato di averle comunicato subito la sua decisione perché se avesse aspettato di incontrarla a causa dell'isolamento avrebbe rischiato di non avvisarla in tempo con l'inizio del programma e questo avrebbe potuto causare un disagio. Ad ogni modo ci ha tenuto a ringraziarla e senza rancore ha accettato con tutto il cuore i suoi auguri.